Giuseppe Ragusa, operaio 53enne di Caltagirone, è stato rinvenuto cadavere all'interno della propria abitazione. Il dramma si è consumato in via Acquanuova del rione Madonna del Ponte, nel centro storico di Caltagirone, a pochi passi dalla scuola elementare. Il decesso, così come accertato dal medico legale, risalirebbe ad almeno 3 giorni fa ed è avvenuto per cause naturali, forse per infarto. L'allarme è scattato intorno alle ore 12 di stamani per via di alcuni vicini che, insospettitisi per non averlo visto da alcuni giorni, hanno allertato i familiari e i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone che con l'ausilio di una scala sono penetrati da una finestra all'interno dell'abitazione ed hanno fatto così la macabra scoperta. Il corpo dello sfortunato era già in avanzato stato di decomposizione. I rilievi sono stati compiuti dalla polizia scientifica del locale commissariato alla presenza del dirigente Marcello Ariosto. L'uomo, conosciuto da tutti come un onesto lavoratore, lascia la moglie e 2 figli. La propria coniuge, in compagnia dei 2 figli, era fuori sede per motivi familiari. La morte dello sfortunato ha suscitato la comprensibile solidarietà dei vicini di casa.